Se ci, se ci fosse un errore insomma nella diagnosi della della psoriasi artrite questo porterebbe um, ad, un, a, a, ad un indirizzo che mi orienta verso una questione legata alla depressione Um, in this case, as in other immune diseases or autoimmune diseases. Quindi in questo caso, come in, in altri casi di patologie eh, legate al sistema immunitario oppure a patologie autoimmuni? The issue um, it, it, in the books, it's written like um, someone is fine and suddenly an autoimmune disease drops from the sky. Talvolta lo leggiamo nella letteratura. È come se una persona sta bene e ad un, trotto, ad un tratto dal cielo, così a, 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 un fulmine a ciel sereno, arriva questa patologia autoimmune. Ebbene, questo assolutamente non è mai vero. Eh, non è vero perché. Solitamente c'è un percorso, c'è una storia, c'è una, uh, una storia del caso che conduce a quell'evento. So, and let's try to look at some aspects of that story behind it. Quindi, adesso andiamo a vedere alcuni aspetti di questa storia che sta dietro l'evento. So, Um, I will show you, um, the summary page of the report. Adesso eh, condivido lo schermo per mostrarvi la pagina di riepilogo eh, del report. Okay. so um, mike you should be able to see the uh, report yes i can sir. okay and um, i um, i uh, pledge all members um, to um, to maintain the um, uh, privacy for this patient because we're looking into actual cases Ebbene, io chiedo a tutti i partecipanti eh, di rispettare un po' la privacy di questo paziente, perché stiamo eh, per eh, esaminare e osservare eh, dettagli eh, che sono appunto privati. So, the summary page actually gives us most of what we need already in one view. Ebbene, questa pagina di riepilogo ci dà appunto una sinossi di tutto quello che c'è da sapere e eh, da conoscere nel report. And this is this is so exciting about working with the S drive because it also uh, gives a priority list in how to address this issue most effectively. E questo è il bello e l'entusiasmante del lavorare con l'S drive, ci permette di assumere una, una visione dove uh, le cose vengono presentate uh, secondo delle priorità. Now, before we get into the results, maybe we we'll first uh, uh, try to get an impression. Allora, prima di passare ai risultati, cerchiamo di partire dalla prima impressione, dalle impressioni. The main issue is on um, environmental poisoning. Allora, potremmo dire e vediamo qui che la questione primaria è legata all'avvelenamento da ambiente. Secondly, we have an issue in terms of la seconda questione che emerge subito come prioritaria dopo la prima è che abbiamo uh, un problema legato a, a, ai parassiti. Non si, so, si è sentito. Ehm, dicevo yes. Uh, somebody didn't hear the translation I yes, think Yes, please uh, uh, dicevamo che il secondo de, de, le seconda, la seconda delle priorità che emerge oltre a quello dell'avvelenamento ambientale è quello di uh, disturbi legati ai parassiti. So the two leading issues are about um, something that uh, comes from externally and cannot um, be, Or solved on the immune level. Quindi parliamo qui di agenti esterni che non è possibile risolvere a livello immunitario. So, we have an issue of a non uh, Quindi abbiamo un sistema uh, di difesa immunitaria che non funziona. Which means not only that the immune system is uh, slanted in its um, in its adjustment, it's also uh, dysfunctional. Quindi il sistema immunitario non è soltanto come dire orientato male, ma è anche non funzionale. This is this is something. Um, this is something that's a difference to just um, overreacting. Um, in in a certain way, it's it's uh, overreacting could be with defence, but here it's without defense. E questo, peraltro, è differente rispetto ad una eccessiva reazione. Se fosse una eccessiva reazione, ci sarebbe una difesa, invece, in questo caso è una carenza di difesa del sistema immunitario, and um the issue on toxic metals. Um we will resolve at a later point, but apparently there are influences which again shows in the fourth point.- Parleremo più in dettaglio dopo magari dei metalli tossici che si manifestano e li vedremo al quarto punto come priorità. però già emergono in questo quadro. which is about the influence of frequencies onto the body. E in effetti precede la questione dei metalli tossici la questione delle frequenze, le frequenze e l'effetto l'impatto che hanno sull'organismo. If heavy metals are part of the issue, then it's very typical that the um the gut barrier also suffers under that. Infatti, quando ci sono uh, problemi legati ai metalli tossici, uh, c'è anche un effetto sulla uh, barriera intestinale, al livello della barriera intestinale. If the intestinal barrier is compromised, then we also have not only a problem in defending at that point, we also have a problem in proper resorption. Infatti, quando c'è un disturbo, un problema al livello della barriera intestinale, non solo c'è il fattore di compromissione del sistema immunitario, ma c'è anche un problema legato alla cattiva al cattivo assorbimento dei nutrienti. And the resorption of more complex structures like amino acids then does not work properly, which shows in point number 3. E infatti, diventa più complesso e complicato il, la questione dell'assorbimento di quelli che poi sono i composti più complessi, come per esempio gli aminoacidi, e lo vediamo nel fattore di, di priorità 3. So, um, from this overview already, we have a general impression on the focus with this patient. Quindi già da questa immagine, da questo riepilogo abbiamo appunto una focalizzazione su quelli che sono i punti prioritari su cui concentrarci per questo paziente. If we would have taken a laboratory tests on toxins and other things, um we would have an array of results, but there would be no priority in it. Se per esempio avessimo eh, sottoposto eh, questo paziente a un esame di laboratorio per eh, rilevare la questione delle tossine e quant'altro, eh, chiaramente eh, avremmo avuto dei risultati ma nulla eh, che ci avrebbe dato quali sono le priorità da cui partire per indagare il caso. And remember the s drive and its report is not intended as a laboratory test it is not infatti va ricordato e voglio reiterarlo che eh, s drive e il suo report eh, assolutamente non va considerato alla stregua di un risultato di eh, laboratorio tradizionale it helps you to create a mind map of how to um of how to work. Infatti, l'S Drive e il suo report ci aiutano um, come fa una mappa mentale. Quindi ci assiste alla stessa maniera di come fa una mappa mentale. And also it helps to expand your view to look at certain issues which might have been overseen. E quindi espandere anche la nostra visione. Per uh, focalizzarci su questioni che altrimenti potrebbero essere trascurati. And, um, the point is um the point is here that. Everybody loves to reduce problems to a single factor. La questione qui è che di solito si tende a cercare di risolvere le problematiche individuando il fattore, l'unico fattore che le determina. But E purtroppo questo non è né vero né funziona così la vita. To reduce a status of a person to one diagnosis most often is just um, is ignoring many other things. Per esempio, ridurre lo status di un paziente di una persona ad un unica diagnosi assolutamente forviante. So the S-drive helps to inter integrate this wider view. Into the decision process. Quindi le drive ci aiuta ad integrare la visione di insieme nel processo e nello stato di salute in cui vive il paziente. And also, it helps you to uh, point your view onto certain subjects which might have been overlooked. E ti aiuta a concentrarti. Su, uh, argomenti che altrimenti potevano essere ignorati. For example, virus. It says there's a virus problem here. For example, virus. Qui compare evidente che c'è una problematica de, da, legata um, al virus, a un virus. Um, the difference is if, you, if, you, if a patient comes, you can't just run laboratory tests for thousands of Euros. In hope to find something. Quando viene un paziente, non possiamo uh, sottoporlo a una miriade di analisi di laboratorio, um, che costano anche parecchio, peraltro, nella speranza di individuare poi qual è la causa. And you wouldn't run, you would not run. Um, Um, oh, a, vi a virus panel. You would not run a virus panel, um, just, just because maybe something comes out of it. Cioè, come dire, non, non proporremmo al paziente di fare uh, dei test virali di ampio spettro nella speranza di individuare qual è il virus. Uh, che, che. Con la speranza di individuare appunto il colpevole. And The other part is too, if the treatment is in a way that the immune defense is being reestablished. The the then at that, um, um, then at that point, it might not be so important to know every single factor. In quei casi non è eh, indispensabile individuare e conoscere tutti i fattori. Because it's like leaving a door open on ground floor level. Perché è, è, è paragonabile a lasciare la porta aperta al piano terra di una casa. It is not so important who goes through that door because eventually someone will. The point is it's important to shut the door. Non è importante capire chi entrerà da quella porta perché prima o poi qualcuno entrerà dalla porta. La cosa importante è chiudere la porta. Quindi adesso andiamo ad esaminare le sottocategorie per cercare di ottenere quante più informazioni possibili. So you should be able to see this uh, the next um picture. Adesso vedete questa prossima slide. optimization of the systems. Appunto, ha il titolo Ottimizzazione dei sistemi. So, this, this overview shows us how the first uh, how the person would feel better if. Uh, support is given um, in certain fields. Questo ci mostra come la persona potrebbe stare meglio se riceve supporto nei vari ambiti in, eh, individuati. Um, the first uh, the first one is the adrenal system, meaning there's an underlying stress reaction. Il primo che qui è in evidenza è il sistema. Uh, surrenale, hm? il che indica che il paziente è sottoposto a un certo tipo di stress. This has to be because there is stress in the organism and in the metabolism. C'è uno stress nell'organismo e nel metabolismo. And in fact there an array of cytokines citochine, um, uh, cytokines, cytokines sì. Sì. Uh, uh, flying around uh, in the uh, improper immune response. Infatti c'è una gamma di citochine che circolano appunto nella eh, reazione immunitaria, nella risposta immunitaria. A result out of this metabolic stress is the need for extended repair. E quindi c'è bisogno di riparazione dopo questa esposizione, appunto. Heavy metals are killing enzymes. I metalli pesanti, per esempio, stanno uccidendo gli enzimi. Or blocking their function. Oppure ne bloccano il funzionamento. Um, uh, um, uh, um, are, are gli ioni insaturi, insaturi e quindi i radicali che si sono uh, sprigionati stanno uh, procurando i loro danni. And the cytokines up re, upregulate um, inflammatory reactions with or without sense. Could you repeat what you just said? I missed Yes, the what cytokines upregulate any uh, inflammatory reactions, so it's exactly. a pro inflammatory. Quindi le citochine sono pro infiammatorie e quindi aumentano l'intensità del processo infiammatorio. So the part, of are, makes sense in this quindi in questo contesto è molto, è molto logica la questione del. Um, Sorry, can you say that again? The... Yes. Um, so the protein synthesis the pro makes, okay, that's makes absolute saying. sense. Yeah. Um, the th the third, uh, the third uh, point about the intestinal system obviously is involved, and I will get to that subject later. Il terzo delle priorità è quello dell'aspetto intestinale, ma ci tornerò più in profondità tra poco. And uh, the fourth part is emo em emotions. E la quarta priorità su cui portare l'attenzione è, è la sfera emotiva. As we heard in the Come abbiamo sentito appunto nell'anamnesi. the neurological problems after the death in the in the family. Quando ho fatto riferimento agli aspetti neurologici, la depressione dopo la morte della persona cara. Now I have never seen this patient, it was sent here the report. Quindi io non ho mai visto questo paziente, io ho ricevuto questo report qui questa sera from a colleague. L'ho ricevuto da un collega. I have not looked at this report beforehand. This is the first time I'm seeing it. E io non ho mai guardato prima di adesso questo report. Questa è la prima volta che lo vedo. And while I read you the anamnesis, this is the first time I've seen it. E prima ho illustrato e letto l'anamnesi e questa è la prima volta che vedo questa questo riepilogo qui sull'ottimizzazione. But do you see? How directly these results reflect the underlying issues? So this is this is a this is an excellent help um, in directing the therapy most effectively for the patient. Questo è di grande aiuto nell'elaborare la terapia più efficace per il paziente. So, now, let's look. Let's look at the immunology. Page adesso andiamo alla pagina uh, relativa al sistema immunitario. I uh, created this page. Um, In 2020. I ho creato questa pagina nel 2020. When the virus crisis in the world arose quando uh, c'è stato lo scoppio della pandemia virale nel mondo. And there was an uh, there was an explicit demand how to fortify the immune uh, capacity. Ed è diventato fondamentale. La domanda era come possiamo fortificare il sistema immunitario? But of course, this is also important and interesting um, in in all other cases. Però chiaramente il sistema immunitario è importante and fondamentale per tantissimi altri casi. So, um, looking at this page, um, the first indicator here, and this is immune focused. Qui siamo um, focalizzati sul sistema immunitario, giusto? Quindi osservando questa pagina. So, the on this page are how to the quindi, quanto vediamo su questa pagina è indirizzato a come possiamo rafforzare il sistema immunitario. Or immune regulation if the uh, if it's an eh, portare all'immunoregolazione. Hm? Quando si fa quel passo più in là. Um, good. There, there's a. There's a um, someone is uh, raising their hand. Um. C'è qualcuno che ha sollevato la mano. Um, uh, it, it, there, sì, ma le domande la le la facciamo la dopo. We're going to ask questions later, says Giorgio. Okay, fine. I'm just, I'm just telling Laura. Uh, uh, so please note down your question, and then I will get back to it. Quindi, signora Laura, ho visto che lei ha alzato la mano. Prenda nota della sua domanda e la gestiamo più tardi. Now, fo focused on the immune regulation, vitamin B six is needed. Qui. Eh, appunto, eh, si rende, si vede che, che si rende necessaria la vitamina B 6, which is not only relevant for uh, uh, producing blood cells. Che non è importante solo per la produzione dei globuli rossi, but also, um, as a cofactor to ma anche come cofattore per ridurre l'istamina. Um, B6 is needed as a cofactor for uh, an an enzyme which is also very present in the skin. Um, la B6 è importante anche come cofattore per la produzione di un enzima presente nella pelle, sulla cute. Uh, which is called uh, this is complicated. The histamine. To translate. Yes. Che ha che si chiama histamine. N as in uh, 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 nitrogen. Okay, quindi è come nell'azoto. You say histamine, what's N, the name? Then histamine, then N, the capital N. N for. For yes. uh, um, for uh, nitrogen? Yes, nitrogen. Uh, methyl. Mm -hmm. Methyl. Transferase, transferase. Transferase. Quindi è la. Quindi questo enzima si chiama iston uh, N metiltransferasi. Mhm. Mm so histamine N methyltransferases. Quindi istamina N metiltransferasi. And it needs vitamin B6 as a cofactor to reduce the histamine in skin and tissue. E quindi è necessario la, la vitamina B6 come cofattore proprio per ridurre uh, il contenuto di istamina a livello cutaneo. Why, why is the histamine high? Perché qui è elevato uh, la dose di istamina? Because of the heavy metal toxicity, a causa dell'intossicazione da metalli pesanti and the intestinal situation. E a causa anche della situazione dell'apparato intestinale. Histamine mainly derives out of our own mast cells. Infatti, l'istamina deriva dalle nostre eh, cellule, le cellule, la massa cellulare, the, um, the histamine added from food is only, is only minor, it's in its importance. E di importanza, che ci deriva so the second um, uh, and of course, histamine release is greatly promoted.: e anche il rilascio di viene promosso fortemente because of all these flying cytokines around, so the threshold is very low for a histamine release. A causa delle citochine che stanno girando e circolano abbondantemente. Quindi c'è questo, questo rapporto con l'istamina dovuto anche alle citochine. There is a lack of manganese uh, uh, shown here and that would enhance the immune regulation. E chiaramente qui si vede anche una carenza di manganese, appunto che ha un impatto sull'immunoregolazione. Manganese is not also only important for the for certain immune enzymes. Eh, il manganese non è soltanto importante per alcuni eh, enzimi importanti per il sistema immunitario, ma it is also very important for the mitochondrial energy production. Ma è altresì importante, molto importante per eh, la produzione di energia a livello mitocondriale. No, no manganese, no ATP. Quindi, se non c'è manganese, non c'è ATP. And um, therefore, it's important to see um why this factor is here. Quindi, è importante portare la nostra attenzione del perché è presente questo fattore. One possible explanation could come out of the metabolic stress. Ebbene, una delle spiegazioni potrebbe derivare dal, dallo stress metabolico which um which um, can result in a so-called nitrosative stress che porta appunto ad uno stress uh, nitro ossidativo which in a very aggressive form if it's a, if if it's a, on a very high level si manifesta in maniera molto aggressiva it uh, it leads to the production of so-called peroxynitrite eh uh, conduce alla perossinitrato al perossinitrato which blocks the mitochondrial function che a quel punto blocca la funzione mitocondriale which by the way also blocks a proper blood pressure regulation che a sua volta anche blocca una funzione pressoria ottimale. Quindi, so, giving manganese to this person will enhance the energy the ATP. Quindi, uh, uh, somministrando il manganese a questa paziente uh, ci sarà un potenziamento della uh, produzione energetica, quindi dell'ATP. And the energy also will propel. The immune re e questa energia permetterà uh, la ripartenza dell'immunoregolazione. The more energy that's there, the less likely inflammation take place. Più c'è energia, meno probabilità vi è di infiammazione. Inflammation. in terms of cytokines inducing inflammation. Quando parlo di infiammazione in questo contesto, alludo al, a, alle citochine che inducono e producono infiammazione. Now, there seems to be a paradox in this chart because now omega 6 is being shown. In questa tabella appare esserci Una sorta di paradosso perché vediamo la presenza degli omega, 6, uh, omega, yeah, omega six, yes. degli omega 6, mm -hmm. um, right al centro. Vediamo omega 6 now, uh, I was saying that this person is suffering from inflammation, quindi ho già detto più volte che questa persona soffre di infiammazione. but now the chart says give omega 6 which is known to uh, uh, induce inflammation. E qui la tabella ci dice ma c'è una carenza di omega 6, quindi dovremmo somministrare l'omega 6, ma noi sappiamo che l'omega 6 induce eh, l'infiammazione. Because arachidonic acid is uh, omega 6 fatty perché, acid. Perché appunto uh, Il grasso essenziale omega 6 è acido arachidonico. And arachidonic acid is being used to e eh, l'acido arachidonico viene utilizzato per produrre le leucotrine which which the, um, cascade che promuovono la cascata infiammatoria. But this thinking is too categorical. in stiamo in troppo categorica. Because of two aspects. E questo per due aspetti. First, under the omega six group, there are many other uh, fatty acids which are not pro inflammatory. Prima perché sotto la categoria Omega-6 ci sono tanti altri acidi grassi che non sono pro-infiammatori. -infiamm e secondariamente questa persona soffre da un, uh, una problematica di difesa. Quindi, in realtà, the circumstances that a parasite or any other form of infection takes place. This person is not capable of inducing a proper inflammation to this cause of defending the parasite. Questo paziente non è in grado di provocare quell'infiammazione che poi conduce o induce al, punto, al processo della difesa immunitaria. Quindi tutte queste citochine che vanno di qua e di là appunto inducono questo processo infiammatorio che non ha senso. While a specific inflammation for a cause and defence is not working properly. Mentre invece un'infiammazione specifica che avrebbe una causa e un obiettivo di difesa immunitario non sta funzionando. So stop thinking in categories. And uh, when you connect the dots, it's about mechanisms. Quindi dobbiamo smettere di pensare in termini di categorie, e quando uniamo i puntini. Mh, Cominciamo a creare un quadro, un altro quadro. Now, the next point is intestinal system shown here as a support for the immune system. Quindi un altro punto qui rilevato è quello del sistema intestinale come supporto, appunto, al meccanismo di difesa immunitaria. So, this is this um this is a very specific emphasis um, for this person. Questa è un'enfasi molto specifica per questo paziente um, why am I saying that? Because the status of the, of the wall of the small intestine is actually the underlying status of the immune system. Perché, appunto, la parete dell'intestino ottenue rappresenta proprio eh, la parte, una parte fondamentale del sistema immunitario. because this is with over 400 square meters this is the biggest contact surface we have in the organism a superficie di 400 metri quadrati quindi è la superficie più vasta del nostro organismo che rappresenta un apparato fondamentale del sistema immunitario so if this the wall of the small, my thesis this is how i work Questa è la mia tesi, comunque. È così che io lavoro, è così che io approccio queste cose. Of the is Quindi se eh, la parete dell'intestino tenue è bilanciata e in equilibrio, ci sarà un equilibrio del sistema immunitario. And I am not speaking about bacteria. I'm speaking about the status of the wall. E io qui non sto parlando della de, de, de flora batterica intestinale. Sto parlando della parete uh, intestinale. So this is imp so the intestinal wall is always important for the immune function. Quindi la parete intestinale è sempre importante per la funzione immunitaria but especially for this woman in, with a double emphasis. so getting rid of the heavy metals obviously is a big contributing factor as well for, for her immune proper immune regulation. Pertanto eliminare eh, i metalli pesanti è fondamentale qui, proprio per aiutare questa paziente a regolarizzare il sistema immunitario, per eh, l'immunoregolazione più equilibrata. Ok, l'elettrosensibilità we will get to a uh, little later, anyway. Per quanto riguarda l'elettrosensibilità ci arriveremo un po' dopo, ne parlo dopo. So there is an influence. Um, there is an influence of fungi. Vediamo um, anche una influenza qui evidenziata per quanto riguarda i funghi. Hongos is fungi, right? Yes. Okay. Mm -hmm. And um, so, therefore, this is another. Uh, it's important to reduce the influence of fungi, uh, or to reduce the load of fungi in the body. Quindi è eh, importante eh, ridurre le micosi eh, in questa paziente. Which is done with holistic measures, um, because if you just take chemicals for that, most often it's not effective enough? E, e questo andrebbe affrontato in maniera olistica, perché eh, tentare di risolvere questi problemi con questioni chimiche, eh, con terapie chimiche, non è efficace. For example, with phytotherapy or with elements from dark field microscopy. Quindi per esempio con terapie fitoterapiche, or can you say the last thing again? Dark uh, elements from dark field microscopy. E, oppure utilizzando elementi um, uh, della microscopia uh, dark field, campo mm -hmm. yes. oscuro. Yeah, it's it's uh, it's it's a different way of lighting. Diverso, appunto, and the reducing the virus load can also be uh, helpful. Anche, eh, di aiuto ridurre il carico virale. For example, if an Epstein-Barr virus, virus is present, this would be an obstacle in readjusting the immune regulation. Infatti, se fosse presente, presente eh, l'Epstein-Barr virus, questo potrebbe rappresentare un ostacolo all'immunoregolazione. Ok, so jumping to the intestinal page. Um, the, Adesso passiamo alla pagina uh, relativa all'intestino. Um, obviously, there are certain amino acids, like histidine, che support the immune function. Ci sono aminoacidi come l'istidina che potrebbero essere di supporto al sistema immunitario e qui è indicato come è evidenziato, quindi come carenza. But, but also elements um like come as it's shown here, sulfurofano. E poi elementi quali il sulfurfano che qui viene evidenziato pure. This is a, a um sulfur carrying um compound questo è un composto che, che, che contiene zolfo. Which which, um, helps in the phase che aiuta nella prima fase del processo di disintossicazione. Which then also the che poi supporta la disintossicazione intracellulare. Um, sulfurophain is typically um Um, uh, typically ingested from broccoli, for example. Il normalmente lo possiamo, uh, ottenere broccoli. But it can also be given as a supplement. And as I've always said, um, um, emotions are very direct, directly linked not only to the, to the immune system, but also to the intestinal system. E come dico sempre, appunto, le emozioni, la sfera emotiva è molto, molto importante sia per il sistema immunitario e sia, appunto, per l'apparato intestinale. And some people actually use the intestinal tract as sort of a lightning rod for emotions. Infatti, eh, molte persone hanno nell'intestino un po' il parafulmine eh, delle, delle forti scosse emotive.

Come dire, c'è un'accidificazione del, dello stomaco quando avvengono questi momenti di eccitazione emotiva. If they're angry, the liver energy is blocked. E si blocca l'energia del fegato quando si provano attacchi di rabbia, per esempio. Ok, so um, the circulatory um the circulatory um circulatory system I'll just make it with a few words allora e qui passiamo alla pagina relativa al sistema circolatorio e sarò breve su questo here, here are, are yes i uh, scusami yes sorry Marcus possiamo farti una domanda uh, visto che prima di passare alla a quella dopo in questo caso sull'intestino, l'istidina e il sulfora sulforafono sarebbero un problema o un aiuto? Cosa bisognerebbe fare in quel caso? Oh, ok, prima di andare al sistema circolatorio, una domanda sull'intestino. L'istidina um, e il sulforafono uh, sarebbero utili? Sì. Yes. For the things we just said. Yes, it's a, it, it's a, it's it's an advisory to add these things to the system because um, the immune regulation would then be optimized. Sì, perché giunta uh, la somministrazione o l'aggiunta di queste due sostanze o, aiuta ad ottimizzare l'immunoregolazione. Now, if Heavy metals are being shown, obviously, you don't take additional heavy metals, but they should be removed. Chiaramente, se sono manifesti uh, metalli pesanti, non vogliamo aggiungerne altri, perché l'idea è quella di uh, smaltirli ed eliminarli. But in all, all these categories with vitamins, minerals, amino acids? Ma in tutte queste categorie con vitamine, minerali ed aminoacidi... Um, those are advisory elements that should be taken and added uh, or supplemented. Questi sono tutti elementi che vanno consigliati e somministrati anche sotto forma di integratori. Either through your food, because the advice is given in which foods they um, uh, appear in. Uh, e questo. Possono essere eh, aggiunti o corretti attraverso l'alimentazione, perché nel report emergono consigli su sugli aspetti alimentari, quali alimenti eliminare e quali aggiungere. Or, or as a to, to, uh, the, uh, Oppure specificamente consigliati come integratori. So with histidine Uh, uh, with histidine with arginine given here, it's sensible um, to, to do both to watch for a protein-rich diet and to also um, take up amino acids. Come, quindi in questo caso per esempio con l'istidina l'arginina è consigliabile somministrare entrambi quindi alimenti ricchi dal punto di vista proteico. e somministrare anche eh, regolare con gli aminoacidi. Actually Giorgio, you, you provide a product with which, um, which, uh, delivers amino acids to the body. E tu infatti Giorgio eh, proponi un prodotto che aiuta a um, aggiungere gli aminoacidi all'organismo. Which is perfect to close the gaps. E questo è perfetto, l'ideale per chiudere il divario. Okay, so in this chart arginine is shown. Questa tabella mostra infatti, vedete, l'arginina. And arginine for example here, uh, arginine is needed to produce the relaxing factors for the blood vessels. Ebbene, l'arginina qui è necessaria per produrre quei fattori che rilassano i vasi sanguigni. So, time by time, this person might have an elevated blood pressure if these needs are not being met. Se questi eh, bisogni non vengono soddisfatti, questa persona potrebbe avere episodi di ipertensione. So, with arginine, um, it is important to to watch um how. How you're giving it to the person. Allora, quando parliamo di arginina, è molto um, importante stare attenti a come viene somministrata. Because arginine is used to produce um, nitrogen oxide um, messengers. perché l'arginina um, serve a produrre uh, messaggeri di uh, ossido d'azoto. But. Um, at the same time, Ossidonitrico, Ossidonitrico. 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 and at the same time, you need B vitamins, especially vitamin B twelve, to prevent the uh, production of nitric uh, uh, nitrosative stress. E... però allo stesso tempo serve anche la somministrazione della vitamina B12 per prevenire lo stress eh, ossidativo. So Ma vediamo qui che gli aspetti cardiovascolari non sono uh, la priorità per questo paziente. Low priority because the values are not so not so not so important. È una priorità minore, appunto, perché i valori, come vedete, sono poco importanti. So that's why the apoyo bajo uh, uh, or bio is 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 lit up. This is not in the focus of attention. Infatti qui abbiamo una, una slide in spagnolo apoyo bajo vuol dire Basso supporto. Come vedete i valori sono 2 e 3, quindi gli indicatori sono 2 e 3, sono molto bassi rispetto agli altri. Ed è evidenziato questa parte in fondo della tabella. Per questo so um, looking at the first uh, single chart. This is on uh, uh wait a second. Um We're through with one hour. How about if we make a short break so everyone can hit the bathroom, I'll refill my tea and um, mm -hmm. that we meet again in about 5 to 10 minutes? Allora, il eh, dottor Stanton propone: siccome abbiamo appena superato l'ora, propone una breve pausa di 5, massimo 10 minuti. Ehm, lui si prende una tazza di tè e tutti possono magari fare una visitina al bagno. And right now I'm going through this very detailed, but uh, uh, to after having understood the principles later on we can go through them much faster. Allora, qui sono andato molto nel dettaglio nell'analisi di questo report, ma eh, superato questo possiamo andare a eh, sorvolare molto più velocemente avendo conosciuto i vari capitoli. ventuno dodici, ventuno e tredici, riniziamo. So we're going to reconvene at 12:13 minutes past the hour. 13 minutes past. Okay, talk to you then. Minutes. Quindi ci rivediamo alle 21:13. Qualcosa di straordinario, ragazzi. Che meraviglia. Sono proprio felice di questo corso. Che gioia. Approfitto, mi vado a prendere un caffè anch'io. 3-4 minuti, iniziamo. Eh? Due minuti e iniziamo. Perfetto, l'ha fatto. Sì. Quindi non lo stacco più. Va bene? Ok. Ok, ciao. okay welcome marcus marcus ah oh, minute okay

<clears> hmm. <throat> So, um, please excuse, I had an emergency call here in between. Vi chiedo scusa, ho avuto un'emergenza, una telefonata di emergenza. Okay, sorry. So, we're back and we can continue. Quindi adesso riprendiamo. Good. Um, we saw the overview charts and now uh, we're going to look at the individual categories. Quindi abbiamo visto prima le tabelle eh, di riepilogo eh, per categoria e adesso in, andiamo nello specifico. And um, to say this again, we're doing this very elaborate and then other reports we can do faster because uh, we will just show the connections. Quindi questo report lo stiamo esaminando più in dettaglio, ma gli altri andremo più veloci perché eh, illustrerò soltanto le connessioni in, quel caso, in quei casi. The influence from electromagnetic fields and, and uh, low frequent and frequencies is number four in the priority charts uh, to, to address. Allora, uh, al quarto posto delle priorità c'è um, la questione delle frequenze e, delle, e delle, dei raggi e delle influenze elettromagnetiche, dei campi elettromagnetici. So one of the main factors that frequencies have on the body is diminishing the mitochondrial function. Allora, uno degli impatti primari che hanno queste frequenze, queste radiofrequenze è quello di eh, ridurre la funzione mitocondriale. Hanno and un impatto negativo sulla funzione mitocondriale and also altering the cell membrane potential. E inoltre alterano uh, il potenziale della membrana cellulare because at a cellular level actually we are um bioelectric entities perché noi siamo uh, entità bioelettriche a livello proprio della membrana uh, cellulare and almost all. Um, biological functions that we're addressing is about the exchange or the, dis, uh, the relocation of electrons. Infatti, tutte le funzioni biologiche hanno a che fare con uh, lo scambio e la, il riposizionamento uh, dei, dei ioni. So the question what does quantum physics have to do with medicine is improper to ask. Quindi la domanda: uh, che, cosa ha a che fare uh, la, la, la fisica quantistica con la medicina? Questa non è una domanda posta nella maniera ideale, nella maniera corretta. Because we are talking, actually, we are talking about quantum. Um, uh, uh, quantum uh processes um, here in this in in, the, in everything we talk about. Che stiamo appunto parlando di processi um, relativi alla fisica quantistica. Quando parliamo di quello di cui stiamo parlando, quando parliamo di questi processi. On the other hand, if a person is influencible with frequencies. D'altro canto, se una persona è influenzabile da, que, eh, da parte di queste frequenze, queste radiofrequenze, questi campi elettromagnetici, of that can't just stop in chiaramente quella persona non è che può uh, richiudersi da qualche parte ed isolarsi dalla società moderna, o run around with a shielding suit uh, Oppure, every day vivere la vita quotidiana con delle tute che possano tutelarla e proteggerla da queste influenze Or the hat. oppure quel cappello famoso di alluminio um, it is important to fortify this person from the inside quello che si rende necessario è fortificare queste persone dall'interno so, Um, it becomes less susceptible to influences from the outside in modo che quella persona, il suo organismo diventi meno suscettibile a queste influenze ambientali ed esterne. The louder your music is, the less you hear the other. Perché eh, uso questa metafora per dire, eh, più è forte eh, il volume della tua musica più oscuri la musica che viene da fuori. The more synchronized you are, the less susceptible you are to disorder. Più sei sincronizzato, e più sei, e meno sei suscettibile agli impatti uh, di disordini che provengono dall'esterno. Um, so, um, it is important to fortify The a body systems, so the person is in in their middle, so to say. But this person will also benefit from um, watching which fields um, she exposes herself to. Un'altra cosa che può aiutare questo tipo di pazienti, e questa paziente in particolare, è portare la propria attenzione e concentrazione su quali sono le influenze esterne, quali sono appunto questi, queste influenze che possono avere più impatto su di lei. Ban, ban electrical devices from the, from the um, bedroom, for example. Per esempio, eliminare i dispositivi elettrici o elettronici dalla, dalla camera da letto, Durante la notte il telefono cellulare dovrebbe essere o spento oppure messo in modalità aerea. And the it's away from the person, the e più lontano lo teniamo dal paziente, meglio è. Obviously, using devices like a microwave to heat food is not a good idea for a susceptible person. Per una persona suscettibile, appunto, a queste onde elettromagnetiche, chiaramente non è opportuno portarla in vicinanza di un forno a microonde. Here, the uh, the um, train, the um, uh, train um, train electricity, which is which is here uh, two-thirds hertz, um, is shown. Qui per esempio viene illustrato uh, la um, corrente di trazione eh, di tra di trazione a 162 terzi di mega megahertz. So, if this person is taking the train or subway um, a lot of times. Um, then it is sensible uh, then it is sensible uh, to to um, take care of yourself and to just to um, understand that that's that's an additional influence Se si, for example this person frequenta um, percorsi ferroviari o di metro, in metropolitana deve eh, prestare attenzione a questo e difendersi in qualche modo da questa corrente di trazione. And then possibly using device and uh, then possibly um using the frequency card which I've talked about in earlier lectures. E magari potrebbe avvalersi di quelle schede eh, di cui ho già parlato nella sessione precedente. Um uh, Giorgio if you have one if you have one you could possibly even show that? Uh, Giorgio, uh, appunto uh, se ne ha uno potrebbe mostrarla. Um, and uh, to counter inform and to 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 um uh, to rebalance from uh, to rebalance and be less susceptible. There it is. Quindi appunto per um, combattere, se vogliamo. Compensare, controbilanciare questi fattori si possono usare una scheda di questo genere che qui viene mostrata. And in fact, this is this is a little miracle because it can be recharged with uh, with an uh actually with a cell phone app, e peraltro, questa è una scheda miracolosa, perché può essere ricaricata attraverso una app sul cellulare. Okay. Well, thank you. Thank you, Giorgio, for showing that. I have one here, but I would have to get up thank for you. that. Mm -hmm. Grazie per averlo mostrato, Giorgio. So, we will è continue sempre nella mia tasca. È <laughs> always in my pocket. That's why I have it in my pocket all the Perfect. time, Perfect. so as you see um, the vitamin issue is not the main issue for this person. Come vedete da questa tabella, la, il quadro vitaminico non è una, una, un problema per questa paziente. And apparently, that person is also eating a balanced diet. Pare che, eh, una dieta but you see here, the vitamin B six is slightly highlighted because of its function um, for histamine and the immune system. Però vedete che qui il contorno della casella relativa alla vitamina B 6 Appunto, è evidenziato questo perché? Perché ci sono problematiche legate all'istamina e al sistema immunitario. The same is true for minerals, um, which are not in the main uh, main focus. E lo stesso vale per la tabella dei minerali che, come vedete, non vengono messi in evidenza. Um, manganese is shown for the mitochondrial and immune functions. Il manganese viene contornato per la questione mitocondriale, per la questione um, del sistema immunitario. Um, a, a silizio is shown for um apparently also for damage repair on tissue. Il silicio viene evidenziato sempre con un contorno, quindi non colorato, proprio per questioni di um, possibili danni o per il fatto che sia importante per prevenire danni al alle cellule. Um, Mike, what is a sulfure? Sulfure, I think. Ok. So is, is shown here? This is Spanish. This is not Italian. This is oh, Spanish. I didn't know. I'm sorry. Yeah, azufre, uh, I think, is uh, sulfur. Okay. Um, so sulfur is um, shown here because of its importance to the detoxification process. Uh, qui viene contornato sempre lo zolfo proprio perché è importante nel processo di disintossicazione. For the heavy metals. disintossicazione da metalli pesanti This protezione. is also also why sulfurophane is shown because it's also a sulfur donor. Anche il sulforano uh, viene evidenziato proprio per lo stesso motivo. Um the issue the issue on uh, omega 6 I've said already. E per quanto riguarda uh, gli acidi grassi omega 6 l'ho già citato.

Quindi, per quanto riguarda gli antiossidanti, vediamo contornato il sulforofano di cui abbiamo già due volte parlato. Now, the, second, um, the third top runner um, is uh, amino acids. E poi abbiamo um, la tabella degli aminoacidi. And it, the, uh, so it's important that this person receives enough amino acids in order to be able uh, to repair tissue. Questa, ha bisogno di amino acidi, amino acidi proprio per, um, per la And to repair, also or to newly produce um, uh, enzymes. Sia per la riparazione anche che per la produzione di enzimi. For metabolism and for immune functions. Sia per eh, le funzioni immunitarie che per il metabolismo. Now, this is, this is the top priority to get rid of toxic metals. E questa è la priorità numero uno per questa paziente, quella che è cioè, l'eliminazione dei metalli pesanti. And it's important to understand that um, some people have these toxic loads because they're overly exposed to them. Ed è capire che, uh, persone hanno questi carichi tossici pesanti, sono molto e hanno forma di da pesanti. Some um, have this problem because they um, have an under-function in eliminating them from the body. E molto spesso questi pazienti hanno problemi sia perché non hanno una corretta funzione dell'eliminazione di questi metalli pesanti, e taluni hanno proprio una totale incapacità di disintossicarsi, cioè del processo di disintossicazione, non, non ce l'hanno. by showing a genetic polymorphism magari perché si manifesta un polymorphism di natura genetica of one or more of the 12 subunits di uno o fino a 12 delle cosiddette subunità of the cytochrome P450 enzyme system quindi del citocromo P. What was the name? Four hundred and fifty. The del P four hundred and fifty. Enzyme system. The system enzymatico cytochrome P four hundred and fifty. Because they have a genetic polymorphism in it. Proprio a causa di questo polimorfismo genetico. So then it's important to see, okay, which of these factors could be uh, predominant for the person. Quindi bisogna vedere quali di questi fattori sono predominanti per questa persona. But in all cases then detoxify to change the situation. Comunque in tutti i casi il processo da adottare è quello della disintossicazione. So, looking at the uh, second priority, I said it ex this person exhibits a susceptibility to infections. La seconda priorità, dopo quella dei metalli pesanti, come abbiamo già visto per questa passione per, per persona, c'è una suscettibilità all'infezione. And Quindi, pertanto è importante chiudere la porta um, a questo aspetto di una riduzione della difesa immunitaria. With the post viral indicator showing means that there are like scars in the immune re uh, regulation. Per esempio, qui viene evidenziato il quadrante o la fetta relativa al post virale. Questo vuol dire che ci sono delle cicatrici uh, appunto uh, risultanti da uh, infezioni virali. Which, from infections that have taken place earlier. Quindi infezioni precedenti, pregresse. And also there are current ones. E chiaramente possono essere in atto anche infezioni nel presente. And there are of course then influence and factors onto the organ functions and the immune system. Tutto questo chiaramente assume dei fattori che hanno un'influenza sia sul sistema immunitario che sul, sull'organismo e i sistemi in generale. Per esempio, in una delle ultime lezioni ho parlato del meccanismo dell'aspergillus nigra. Ricordate quando ho citato l'aspergillus nigra all'ultimo um, l'ultimo simposio, l'ultimo webinar che abbiamo fatto? Because it produces a toxin which blocks, which is uh, very, uh, very toxic to the liver. Questo produce una tossina che è estremamente tossica per il fegato. And also for the rest of the body. E anche per uh, il resto dell'organismo. And it also makes very tired. Che poi porta a faticamento. And is also a problem for the joints. Che è un problema anche per le articolazioni. Which correlates also with part of the arthritis that we're talking about here. So, and looking at the um, looking at the um, dietary advice. Adesso passiamo ai consigli dietetici. Um, we see that. Quite a number of fruits are being listed. And the question arises okay, um, well, these charts show the uh, uh, foods which diminish the body energy. Qui sono elencati alimenti, in questo caso frutta, che diminuiscono l'energia dell'organismo. It doesn't necessarily mean this is an allergy. Questo non significa necessariamente che portino allergie. But if the body consumes these foods, it, it the, the energy is lowered instead of uplifted. Significa semplicemente che se il paziente consuma questi. Uh, alimenti che qui vengono indicati come uh, necessari da uh, ridurre o da limitare, chiaramente questo porta, il consumo di questi alimenti porta a una riduzione dell'energia. E se certi pattern show here, like fruits, <sussurra> quindi se vediamo certi pattern, certi schemi, come qui, sometimes this also cross references to. A problem with insecticides and herbicides. Uh, molto spesso c'è una correlazione tra questi prodotti e l'uso di pesticidi, insetticidi. Especially if that person consumes these foods often. Soprattutto se queste, questi alimenti fanno parte di una dieta frequente per il paziente. okay so um, then of course there's also advice given on which um, uh, food additives uh, uh, should be avoided and here it's uh, sometimes very interesting E uh, in questo ambito è opportuno verificare, controllare col paziente quali sono gli alimenti frequenti che fanno parte eh, frequente della loro dieta e vedere quali additivi questi alimenti che consumano regolarmente i pazienti eh, hanno additivi e quali additivi hanno. Okay, so going back to the overview, because we went through the categories, this person shows um, this person shows um, a, a, a problem with uh, psoriatic arthritis. Quindi uh, abbiamo visto le varie categorie. Adesso torniamo al riepilogo. Vediamo evidenziato che i problemi di questa paziente sono legati all'apsoriasi e all'artrite. With a lot of pain in joints. Quindi dolori articolari throughout the body. Dolori in tutto il corpo. And is also suffering from an emotional situation because of a loss of a, a close person. E ha anche una sofferenza uh, legata alla sfera emotiva a causa del lutto. So, what we do? Quindi cosa facciamo? L'S Drive, abbiamo visto in questo report, ci dice quali sono gli ambiti su cui dobbiamo concentrarci per dare aiuto a questa paziente. Detoxify, quindi disintossicazione. Give, um, um, give amino acids. Somministrare aminoacidi. Um, strengthen the body functions and the, uh, the body's synchronization. Rafforzare le funzioni eh, dell'organismo e le sincronizzazioni delle funzioni. so stabilize the intestinal system quindi la stabilizzazione del sistema intestinale as shown give b6 give manganese quindi somministrare vitamina b6 manganese um observe the diet and and avoid as much as possible the the the, the um, problematic foods osservare la dieta e evitare quegli alimenti che qui sono stati indicati come da evitare perché problematiche. Therefore, then the immune defense gets better. Questo porta a un miglioramento e potenziamento del meccanismo del, di difesa immunitario. E um, additionally, Um, then look into the, the possible parasitic, uh, parasitic infections. E poi uh, indagare anche uh, because, um, because these uh, parasites love to just dive into a situation as an opportunistic element. Perché questi parassiti chiaramente uh, uh, sono elementi opportunistici, adorano andare a pascere appunto nelle aree debole. È come quando c'è un autobus che va così lentamente che chiunque può salire e scendere mentre è in movimento e quindi salire e scendere senza biglietto. So and then address, um, address possible uh, parasites. Then additionally, for example, with phytotherapy and, and other measures. <inaudible> At the moment that the immune response is balanced, the influence of the psoriatic arthritis will become less and less. And man mano che noi equilibriamo il sistema immunitario si riduce appunto la manifestazione della psoriasi. And I would then um uh, specifically add something um to uh, accelerate the immune balance. Aggiungerei qualcosa anche per accelerare questo processo di equilibrio del sistema immunitario. By using something um, um, from a certain therapeutic field, per esempio, avvalendomi di qualcosa che viene da un certo ambito terapeutico, called microimmunotherapy, che si chiama microimmunotherapia, which I also lecture about io tengo delle, delle conferenze su questo tema and it it, it is called um um at 2 as an arabic number 2 mm -hmm. um and then capital letters l p s o e si chiama questa specifica terapia a cui faccio riferimento 2 l p s -O. Which is for two L, as in Labu Life, the company that uh, does that. Quindi eh, due, poi L sta per Labu Life, l'azienda che produce queste sostanze. And then the PSO stands for psoriasis. E PSO um, corrisponde alla psoriasi. That's a low dose cytokine treatment. Questo è un trattamento, una terapia uh, di citochine a basso dosaggio. 2. L P S O. Sì. Uh, and um, the and then um, uh, what is what is also additionally important for this person is to raise the oxygen uh oxygen um provision. Inoltre per questa paziente è molto importante aumentare l'approvvigionamento di ossigeno, um, which then can be done with with cell food. che chiaramente può essere fatto con cell food, then that's an kick for more ATP Questo dà una spinta alla produzione di ATP. And just from this report and the deductions we've made, we have a working concept. Ebbene, a partire quindi da questo report e da, grazie alle deduzioni che abbiamo fatto, come conseguenza del report, noi abbiamo la possibilità di stabilire un piano terapeutico. So you, you, you see uh, the potential and what benefit using the report, then has. Quindi vedete molto facilmente i benefici e il potenziale che lavorare con questo report e l'S Drive ci offre. Because in other cases, you might have considered, oh, you know. let's use a whole lot of vitamins. Perché per esempio in un caso analogo avremmo potuto uh, decidere per un altro approccio, avremmo di, potuto dire a ah, qui è necessario veramente eh, lavorare a livello di un apporto vitaminico. But here it's shown clearly that um, that it, it that would always help, but it wouldn't be the direct way. È chiaro che quell'approccio sarà sempre utile, si può sempre utilizzare, però non è eh, l'approccio più diretto. Those are the Infatti molto spesso noi sentiamo affermazioni del tipo sì, sì, questo mi ha aiutato, è riuscito a farmi migliorare le condizioni e la situazione, però non si è risolto il problema and a re regulated immune system simply will not allow a psoriatic arthritis to continue easy e un sistema immunitario che si autoregolamenta che è stato potenziato nei suoi meccanismi di difesa assolutamente non può permettere il riapparire di psoria, psoriasi e artrite because this is not A, a, a singled out process perché non è un processo eh, così individuato con precisione it is the symptom of a dysregulated immune uh, function la psoriasi and e l'artrite sono sintomi appunto di un malfunzionamento del sistema immunitario which is according to the pro, uh, Predisposition of the person here expressed as in psoriatic arthritis. Che secondo appunto la predisposizione del paziente, di quella persona, di quell'organismo, si esprime quel malessere, quella incapacità del sistema immunitario di funzionare e autoregolarsi, si esprime attraverso la psoriasi e l'artrite. Okay. So. I would like to conclude this first extensive one and then continue on with three in a faster way. Allora, quindi chiudiamo con questo caso che abbiamo trattato veramente nel dettaglio. E adesso propongo di trattare altri tre casi in maniera molto più veloce. Um, please excuse, there are very different viewers on very different levels of experience. So I think it's important to also walk through them in the single processes first. Allora, poiché qui abbiamo tra il nostro pubblico persone che vengono da vari ambiti e che hanno eh, vissuto esperienze e hanno livelli eh, di, di interventi, eccetera, di, di vario livello, io dico eh, che è opportuno anche però, per non perdere nessuno, andare anche a focalizzarci sui singoli processi. Um, I've created... This report, in, with the with the objective, to simplify complicated um, 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 connections. I have created this report with the objective of the Uh, temi che altrimenti possono apparire estremamente intricati e complessi. So, even if you don't understand anything. Quindi, anche se non capiste nulla, still it's sensible to follow the ideas and, and, and indications of the, of the report. Vi consiglio comunque di. Uh, prestare attenzione e focalizzarvi sulle indicazioni che emergono nel report dopo il test fatto con l'S-DRIVE. An Perché rappresenta la risposta dell'organismo a quelli che sono i suoi fabbisogni. L'S-DRIVE L'S e il report dà voce all'organismo. and therefore it's sensible even before you see the patient for the first time to already do a report which helps you in the talk with the patient e quindi per esempio anche se non avete mai visto il paziente se avete il report di un test fatto con l's drive then, studiando questo report avete già le idee e le nozioni che serviranno per poi stabilire un dialogo con il e quindi un colloquio col paziente and it helps in the decision process and in the priority of therapies e quindi eh, vi aiuta eh, lungo il processo de decisionale che percorrerete con quel paziente e vi aiuta appunto anche nel individuare quali sono le gli ambiti prioritari per quel paziente e quel caso. So, um I would like to show um second report. Quindi adesso passiamo al secondo report. And again and then saying it again, um now I would like to make a faster però adesso voglio um, andare un po' più velocemente meno dettagli. So, so you should be able to see the um, overview. Quindi vedete qui illustrato il riepilogo, l'overview. Quindi la pagina iniziale che ci dà il focus uh, this is about a male, um, a patient 56 years old. Abbiamo un paziente, eh, un uomo di 56 anni. Receiving treatment because of hashimoto um, yeah. thyroid uh, uh, inflammation. Affetto da un'infiammazione da Hashimoto, uh, quindi uh, infiammazione uh, tiroidea uh, Hashimoto. Receiving Oetirox uh, uh, 100 micrograms daily. 100 microgrammi di Atilox quotidianamente gli vengono somministrati. Come terapia. This person is suffering from hypotensive, um, hypotensive episodes at night. Soffre di episodi ipotensivi durante la notte. E donna, è una donna. È una donna. Ah, ok, la traduzione è apparentemente wrong. Ok, quindi c'era un errore forse nella traduzione. Yes, it is a woman. Sì, confermo. È una okay. donna. Um, uh, Giorgio, just to compare, uh, uh, she's a musician, is that correct? Um, Giorgio, è una musicista questa signora? C'è la dottoressa che sta anche rispondendo via chat. There is uh, a doctor who is replying on the chat. just so i have the uh, i have the combination of report and anamnesis correct ok no era solo per inquadrarla correttamente in modo da andare all'anamnesi corretta sì non un musicista quindi erano picchi leggo sulla chat picchi ipertensivi e non ipotensivi come è stato detto prima holter So uh, it says in the chat that it was hypertensive attacks. Yes, and then it says halter. Yes, and yes, she is a, mus a musician. Okay, I'm fine. The chat. Okay, fine. Thank you. Perfect. Okay, then I can, I can continue. Um, uh, Prosegue. Um, okay, so um, she was uh, she was also confronted um, with a with a. Uh, with a fire in their own uh, um, uh, in in their in their place where she lives. Quindi uh, ha sofferto un incendio nella sua abitazione. Um, um a very intelligent and and um and uh, and um uh, 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 an and altruistic person? Una persona definita molto intelligente, altruista. OK, so um, the question is here: uh, what are the individual factors? Quindi, um, la domanda da porci è: quali sono i fattori individuali? Mike, you should be able to see the page single and nothing else, right? I see uh, the uh, page, yes panoramica okay. per un benessere ottimale which is the overview for well-being. Okay, perfect. well-being. Yes. Okay, perfect. Super. Good. Um, so we will we can look at the individual factors here. Quindi andiamo a esaminare i singoli fattori qui. And the same applies as before. I don't know the person, I've never seen the report and I've read the um, I've read the anamnesis for the first time. Allora, quindi come per l'altro caso, io ho letto l'anamnesi per la prima volta, non ho mai visto il report prima di questo momento e quindi sto e non ho mai visto la paziente, chiaramente. And in fact it was computer translated the anamnesis to German. Infatti l'anamnesi che io ho ricevuto in tedesco era stata, è stata tradotta da Google. So this person has an issue with a lack of uh, um, um, acidi grassi. Quindi questa persona ha una prob problematica legata alla carenza di acidi grassi. A problem with uh, parasitic infections? Una problematica legata alle infezioni parassitarie. Um, uh, uh, a lack of amino acids? Una carenza di aminoacidi and uh, a lack of antioxidants. E una carenza di antiossidanti. Ok, quindi. So, um, Hashimoto th Thyroiditis is quindi, an autoimmune disease. Quindi, qui abbiamo uh, la presenza di una uh, patologia autoimmune, immune, il tiroidismo di Hashimoto. Which means that. it just comes and then it's there, right? Questo vuol dire che arriva e poi c'è. No. The point is there are factors leading to the situation of body's own defense attacking thyroid cells. La risposta è no. Invece, ci sono fattori che esistono e che portano, appunto, a questa diminuzione della capacità di difesa immunitaria. If people suffer from a leaky gut syndrome, se per esempio le persone soffrono da intestino gocciolante, or a a food intolerance, or da intolleranze alimentari, and uh, and successively um, build up an um, an alerted immune status. E quindi come conseguenza sviluppano un uh, sistema immunitario in allerta? The, on the level of the TH2, um, access of immune defense? A livello dell'accesso alla difesa immunitaria TH2, which is the specific immune defense, che è una uh, difesa immunitaria specifica, the adapted immune defense. quella adattata, difesa immunitaria adattata 2 A lot of antibodies are being produced. <coughs> Vengono prodotti molti anticorpi. Unfortunately, some of these antibodies although they never were never produced for that. Purtroppo molti di questi anticorpi Anche se non erano stati originati i prodotti per quello scopo, unfortunately, also fit onto TSH receptors on the thyroid cells. Purtroppo, si vanno ad incastrare sui ricettori THS. THS TSH receptors. T -S -H receptors. No, TSH receptors of what? Under the thyroid cells. Okay, quindi si vanno ad inserire sulle cellule della tiroide, no? Dei recettori TSH. So TSH as the stimulant to produce the thyroid um, um, thyroid hormone. Um, that regulation is disturbed. viene quindi disturbata la produzione eh, ormonale, appunto, grazie allo stimolo eh, del TSH a livello della tiroide. So the whole uh, thyroid feedback system is being disbalanced. Quindi eh, si crea uno squilibrio nell'equilibrio tiroideo del sistema tiroideo. C'è una domanda, dove si vede Uh, there's a question. Yes. Where from this picture can you see that there is a, um, a parasitosis? In other words, um, there is a, a problem with parasites. Well, the, from the second point, the resistenza. Uh, could you say that again? The second point, the resistenza. Resistenza. Dal secondo punto, quello della resistenza, quindi in alto a sinistra ehm... in, ba in basso c'è acidi grassi resistenza. Poi c'è virus, batteri, post-virus. Perché probabilmente eh, no, qualcuno dice ah, spesso viene segnalato anche parassiti e in questo caso non lo vedono. Allora dici dov'è? Ma lui parla di parassiti a 360 gradi. Now the question was on the parasites, uh, which is not shown here on the table below, because uh, uh, in the first row we have um, fatty acids, and secondly we have resistance. Yes, um, I will, uh, You mean why so, is parasites not in first place? Is that understand the Well, the question correctly. is where do you draw the issue with parasites if it's not indicated here? Well, it is indicated at the second point. Where it says resistenza, right? We have virus, bacteria, and post virus, it says. Exactly. Okay. I parassiti emergono perché al secondo posto abbiamo resistenza. E lice virus, batteri, e post virale. Okay. Come indicatori. So, and I will later on explain why ACI is first, although that. Doesn't necessarily directly refer to the, uh, the thyroiditis. Allora, e dopo vi spiegherò perché gli acidi grassi sono al primo posto, prima della resistenza, anche se non c'è un effetto o una correlazione diretta con uh, la tiroidite. tiroidite. Now. <clears throat> the other fact: so I said that um, antibodies from the from the Immune dysregulation on the basis of the intestinal situation. Quindi dicevo prima che gli anticorpi, a causa proprio del dei disturbi intestinali che portano appunto a una cattiva regolazione del sistema immunitario. Has an impact on the, on the, the thyroid regulation, hanno un impatto sulla regolazione tiroidea. And given the age. And the e vista l'età e la situazione post menopausa many um many face the issue of a uh, change in the body energies ci sono chiaramente eh, sfide o problemi a livello di eh, cambiamento nell'energia dell'organismo if fire in terms of in the uh, ayurvedic or in or chinese medicine fire as an element se consideriamo il fuoco per esempio dal punto di vista ayurvedico della medicina cinese is mainly present in the uh, pelvis and in the sexual organs è prevalentemente eh, presente a livello uh, del bacino e degli organi eh, sessuali if that energy reduces then a secondary fire Generator has to spring in. Se si riduce il livello di energia a quel livello, chiaramente deve eh, per compensazione esprimersi un aumento di energia ad altri livelli. And that's the thyroid. Ed è questo che porta alla tiroide. It wasn't thought for that, but it springs in as a substitute, a partial substitute. Quindi non, non quel fuoco non era concepito per la tiroide, però si manifesta a livello tiroideo per compensazione quando viene meno uh, a livello bacino e eh, apparato genitale. And now, with a disbalanced immune regulation. Quindi, adesso con uno squilibrio della regolazione eh, ormonale. With an antibody attack onto the signal structures of the uh, thyroid, un alle dei and an overload of an additional function um, in the body?: e Un uh, sovraccarico di funzioni aggiuntive uh, e rivendicazioni aggiuntive del, da parte dell'organismo. Then an inflammatory process is just being triggered. Viene fatto scattare un processo infiammatorio. Especially if the main food, for, if the main food for the for the thyroid um, is missing. Soprattutto se manca l'alimentazione, gli alimenti che servono per la tiroide. Which is selenium. Soprattutto il selenio. And then all these factors add up to a, a critical situation, e tutti questi fattori poi portano a criticizzare la situazione. No, yes? tutti vedete tutto, uh, um, perché diceva Francesco Garitano che non vede nulla, ma Giorgio is asking everybody can see the screen because there's a gentleman that can't see everything on the screen, it's on Io vedo io vedo tutto, tu vedi mai? Io vedo, sì, tranne la parte superiore del, del sì. rettangolo in verde. Sì, sì, però non. Ok, il centro lo vedi tutto. Assolutamente sì. I see everything, Giorgio sees everything, there's someone who does not see. Ok, whole. thank you. Okay. Grazie, I'm, not showing, I'm not showing the whole page to uh, dispense of the, of the name. Perfetto. Esatto, quindi eh, eh, il dottor Stanton dice: non sto mostrando tutta la pagina, si è focalizzata, si è focalizzata sulla parte che dice il panorama degli aspetti chiave in giù. Mm -hmm. Ok, Quindi tutti questi fattori si sommano no, per eh, essere come dire per, per focalizzarsi su l'aspetto della regolazione del sistema immunitario. Quindi il focus diventa quello. And now if um if um if an additional factors if an additional factor comes in, quindi se interviene un fattore aggiuntivo um for example nickel or um eh uh, uh, nickel or other certain metals per esempio, si aggiunge un altro fattore come il nickel, oppure anche altri fattori che si dovessero aggiungere a questo quadro. Just as an example. Questo è un esempio, eh? Solo un esempio. Se ci dovesse essere un'aggiunta come il nickel, per esempio, a al quadro che abbiamo dipinto. Uh, that will, that will um, attach to the surface and change the morphology. Questo si attaccherà alla superficie e. modificherà la morfologia. Which is called a haptene. Che si chiama haptine. Which means that um, due to the influence of the metal, the morphology changes. Che vuol dire a causa dell'influenza di quel metallo cambia la morfologia. And then the our own immune system says, oh, this is an alien structure, I have to attack this. E Quindi il nostro sistema immunitario lo percepisce quell'agente che si è aggiunto, quel fattore che si è aggiunto come un alieno e parte per aggredirlo, or a a mislet mis if, if the antibodies to the TSH receptors e se gli anticorpi a quel punto come reazione si attaccano ai recettori TSH it can trigger a e può generare una chemotaxis and say to the immune system hey hey i found one attack ed è come dire o segnalare al sistema immunitario guarda ne ho trovato uno attacchiamolo so for most people the solution is easy Pertanto per molti la soluzione è semplice. Get, get the intestinal system balanced. Riportiamo l'equilibrio a livello eh, del sistema intestinale. And balance the hormones. E riequilibriamo il sistema ormonale. So, this was a short fuga on, 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 on the thyroid. Quindi, questa è stata una breve fuga sulla tiroide. Why, uh, acidi, why is acidic grass shown as the most important part here? E la domanda è: perché acidic grassi vengono indicati qui come prioritari? Perché puoi leggere la yes? domanda in chat. Come leggo la domanda in chat? I'm going to read a question that's been uh, yes? written on the chat. Uh, ok, um, la domanda è: come fai il nickel. A trovare la tiroide, la tiroide e legarsi. Questa è la domanda. Sì. E poi il nickel perché sceglie la tiroide come fa? Okay. So there are two questions that are related. Um, the first question is how does nickel find the thyroid, and how does it attach to the thyroid? And the second question related to this is uh, why does the why does nickel Choose the thyroid, and how does it do this? Um, the nickel does not does not um, target the thyroid. The allora, nickel. Il nickel it, non prende come target la tiroide. It's one example of an incidental um, um, step. È un esempio di un passaggio incidentale. Um a, a a nickel allergy is not an allergy against nickel. Un'allergia al nickel non è un'allergia contro il nickel because a nickel ion is way too small for an antibody to be detectable. Un ione di nickel è troppo infinitesimalmente più troppo piccolo affinché un anticorpo possa individuarlo because you need an antibody needs a length of certain daltons in order to 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 um to uh, detect a, um epitope l'anticorpo um, ha bisogno che i daltoni abbiano una certa lunghezza per poter essere individuati come epitopi, epitopi no? affinché poi possa reagire per aggredirli, attaccarli. Quindi, well, quindi è troppo piccolo per essere in individuato. But the nickel influence it, it can attach to biological surfaces mentre invece il nickel si può attaccare a superfici biologiche change its form trasformare la propria conformazione la forma and, and then the and, and then the uh, uh, anti uh, and then the immune system says wait this is an alien structure this is not the way it is in a body e poi il sistema immunitario è in grado di individuarlo come sostanza aliena che non dovrebbe abitare l'organismo. So, um, it does not target the thyroid. It's just an, I'm saying this as an example, uh, one example why an autoimmune reaction can be triggered. Allora, quindi non attacca, eh, non ha come target la tiroide. Non attacca la tiroide, ma l'ho usato a questo esempio del nickel eh, come un esempio per illustrare come può funzionare come funziona un processo autoimmunitario. E un esempio qui sarebbe un esempio per inducing such a uh, process. È un esempio qui, l'esempio, è quello di come può essere indotto un processo di questo genere. Would be by a E quindi un esempio, come dicevo, potrebbe essere quello della bioaptin, quindi la bioaptina. Which is built from an inducing factor like nickel. Che viene costruita a partire da un fattore che porta a quel processo come in questo caso l'esempio del nickel with, with a structure of the of the body quindi con la struttura una struttura dell'organismo there are many there are, uh, there, there are other possibilities uh, to induce an autoimmune reaction e vi sono altri meccanismi che possono indurre a reazioni uh, 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 autoimmuni. Excuse me, Marcus. Yes. There's a question that I'm yes. getting on my uh, mobile Please. from from um, from Giorgio. Yes. Okay. Um, he says that maybe uh, the 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 answer to those questions was not clear, and there are, um, for instance, uh, fatty acids such as omega six, which are um, not enough here. In the case of inflammatory diseases in this case um, it is associated to three um, to l3 l3 might yes. mean uh, aluminium 3 uh, it's abbreviated and the second question is with regard to parasites um, they all might be considered parasites uh, let me check better I'm I, I need to open my phone now, sorry because I'm Doing yes, something else. Please. Okay, so well, me, with, re with regard no. to the parasites, maybe uh, uh, they might be considered as parasites. And the question was, uh, it was not marked. It was so, it was not signalled. And the 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 word parasite in medicine has a different connotation. Practically. Um, there was no answer to that question because the connotation of parasite in medicine is considered differently. Yeah, well, I I refer. So could to... you please could you please uh, uh, expand on this because it was not clear. Yes, well, first of all, I, I if that I, if yeah. what I translated is clear, of course. I understand, of course. Quit. Yes. Okay. Um, otherwise, I'd complain. Um, okay. I, I'm kidding. Um, I'm using parasites as a, a pool of different infections. Allora, eh, rispondo adesso a questi chiarimenti che sono arrivati um, su, uh, per WhatsApp. Insomma, io, so say that again, you're referring to parasites as I a call par I use the word parasite as a pool for different forms of infection. Okay, allora, quando io uso l'espressione parassiti, uh, io uso questa espressione con l'accezione relativa a un pool di, di diversi agenti um, infettivi. Because if I use specific terms like germ that refers to bacteria mainly. Perché se io dovessi usare termini più specifici uh, come per esempio germi, quello si riferirebbe ai batteri. So I just use that as a pool term um, for the resistance, la resistenza. Um, Quindi um, quando io uso l'espressione parassiti o par sistemi parassitari, io mi riferisco a un pool di agenti eh, che vengono eh, tenuti in considerazione quando noi ci focalizziamo sulla parte del report che attira la nostra attenzione e il nostro focus, sulla categoria chiamata resistenza. To return to the acidi grassi. Per tornare sempre a questa domanda relativa agli acidi grassi, abbiamo sentito nella storia che ci è stata raccontata eh, su questo paziente che questa persona ha subito un trauma, un trauma a causa dell'incendio che ha subito in casa. And is also very worried about the family around her at all times. E questa persona, questa paziente, è molto ansiosa e preoccupata per quanto riguarda lo stato dei componenti della sua famiglia, come conseguenza di questo evento e come magari conseguenza di altri. Certain forms of uh, di acetyglarase actually are uh, nerve balancing. Cune forme di acidi grassi sono uh, elementi uh, che equilibrano il sistema nervoso. And also they have an antidepressive effect. E hanno anche un effetto antidepressivo. So it is important to balance the nerve system and the brain to be less susceptible to these worries. Quindi è opportuno qui eh, portare al ribilanciamento del sistema nervoso e del sistema del cervello proprio per compensare per questi fenomeni. And of course if if, the, if the gut situation is disbalanced e se chiaramente c'è uno squilibrio a livello del sistema intestinale then The inflammatory status is being constantly triggered. Chiaramente viene alimentato costantemente il processo infiammatorio. The resorption is not working properly. Non funziona bene l'assorbimento a livello intestinale. The amino acidi are missing. C'è carenza di amino acidi. And you need additional antioxidants. E c'è bisogno di integrare gli antioxidanti. Because they're being just used due to the ongoing um, inflammatory fights. Perché vengono consumati in eccesso a causa del combattimento che c'è in atto per uh, gestire l'infiammazione, il processo infiammatorio. So for the antioxidant fraction, there is also an un... sorry. Uh, there is also i can mute this if i have to uh, come um, there is also an, another uh, acidi grassi uh listed. Uh, the um enlisted quindi per quanto riguarda gli antiossidanti ci sono anche eh, qui elencati altri tipi di acidi grassi um uh, which is not di directly but it's a, it's a different form non sono direttamente acidi grassi, sono un'altra forma, un'altra formulazione. The, uh, acido alfa lipoico, per esempio, l'acido alfa lipoico. Um, but, and e così altri che sono qui elencati come indicatori. Quindi tutto quello che so di questa paziente è che è in postmenopausa With a, a Hashimoto thyroiditis, con una tiro, con un tiroidite uh, Hashimoto, and worries, ha, uh, And worries. E so, give her the acid grassi for, quindi, for for the mental balance. Quindi somministriamo per l'equilibrio mentale. Give her the amino acids to take care of the repairs because. Yeah, so amino gli aminoacidi per sopperire all'esigenza di eh, riparazioni, um, it, it help in the intestinal system to rebalance, aiutiamo il sistema intestinale a riequilibrarsi. Because on, uh, uh, on the right upper side you see in the epilogo, you see, um, the intestinal system also listed. Infatti, se andate in alto a destra qui della tabella, vedete nel quadrante riepilogo qui c'è un elenco no, di questi, questi interventi che sono consigliati. Supplier with antioxidants. Quindi somministriamo antiossidanti, Then you take an enormous amount of the metabolic stress out. E così si elimina molto dello stress metabolico in atto. So, and by. by addressing these factors all of the leading causes for the Hashimoto basically are taken away Affrontando tutti questi fattori che abbiamo qui citato a questo punto noi eh, eh, riduciamo la causa che genera la Hashimoto You don't want to know how many Hashimotos I've seen just stopping Io uh, vi dico Ho testimoniato tantissimi uh, casi di, in cui l'Hashimoto veramente è, è, è finito, si è fermato. Chiaramente il danno è già stato fatto, cioè quello che è stato il danno prodotto c'è, però è stato interrotto il processo e non continua quel processo patologico della scimoto. So, with this simple overview, you already have leading factors on how to um, stop this process. E quindi con questa panoramica generale abbiamo già individuato i fattori su cui intervire e intervenire per uh, interrompere il processo. So, Um, uh, one second, I will uh, scroll down to a specific page. So. tra l'altro, in questo test c'è anche quel sistema adrenergico, no? di questo stress molto alto. Che, eh... In this report the what emerges is also the the adrenergic stress yes. that you mentioned yes correct and sì, um, corretto. That, and that refers I will, I will show here e eh, uh, questo si riferisce a qualcosa che adesso vi mostro so uh, that's actually listed as number 1 infatti come vedete ha una priorità numero 1 um, as a, adrenergico qui indicato as an influence on the person's uh, well-being. Perché ha un'influenza sul benessere eh, generale della persona. But again, this person is full of worries. Ancora una volta, sottolineo che questa persona eh, è molto ansiosa, è, è presa da molte preoccupazioni. And that drains the body of energies. E questo... Um, riduce l'energia dell'organismo fortissimamente. And like in the example of what is first the egg or the hen? E quindi come quando diciamo cosa viene prima: l'uovo o la gallina? Um, was there first a metabolic stress and then an impact onto the adrenal system? Cosa nasce prima? Lo stress metabolico che poi a uh, un impatto sul sistema surrenale o adrenergico oppure or, or was there first um, an emotional stress which then showed in a body stress oppure è nato prima uno stress emotivo che poi si è manifestato a livello somatico, a livello del corpo, which then imposed a stress onto the onto the um Onto metabolism. Che poi a sua volta ha imposto uno stress a livello metabolico. And lowered the liver energies and therefore caused additional stress. E quindi ha ridotto l'energia del fegato, che ha generato a sua volta ulteriore stress. Worries and emotions um, are, an, uh, are an issue um, that can cause low kidney energies. Le emozioni forti e lo stress emotivo possono condurre, sono energie che portano a una riduzione molto forte anche delle energie dei reni. Especially if you can't let them go. Soprattutto let quando. Them, non, let them go, the emotions let them go. Soprattutto quando non, ci, non si è capaci di liberarci di quelle emozioni. If you hold on to the emotions, quando ci si aggrappa le emozioni, quando non si lascia andare, and the energy of the kidney, and the energy of the suprarenal renal gland, e quindi delle l'energia delle, delle delle ghiandole surrenali e dei reni They uh, they most often are the same, molto spesso sono analoghi. So low energy, low for the Appunto, quindi più diminuisce l'energia a livello renale, più diminuisce l'energia a livello surrenale. And then an additional, additional for e questo è un fattore aggiuntivo che contribuisce ad incrementare lo stress. Okay, so just from a very few pages, we were able to deduct um, a part, large parts of the picture. Quindi come vedete con pochissime pagine eh, illustrate per questo caso siamo stati in grado eh, di eh, creare un quadro. So then we can also deduce from this. E da questo um, possiamo dedurre quindi. Um, then also uplift. the energies of the suprenal gland possiamo dedurre appunto uh, le, il bisogno di um, elevare l'energia uh, delle ghiandole surrenali. For example, with a, uh, um, with a homeopathized uh, cell therapy. Per esempio, con una terapia cellulare, um, omeopatica, per esempio. Mm -hmm. Um, which is called, uh, 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 for example, one is called uh, glandule. C'è uh, una che si chiama glandule. Suprarenalis. Suprarenalis. Uh, compositum. Compositum. Mm -hmm. Quindi um, glandule su superrenalis compositum. Uh, as in, in in files and ampules. Sono delle, delle ampolline queste qui, sono delle fiale, fiale ampolline che, che, che si usano per somministrare. Which you queste. can either inject or actually can also drink. Quindi è possibile eh, assumerlo per via orale oppure iniettarlo. Um to uplift the, the energies of the gland. E, e servono appunto per elevare le energie surrenali. And um also um,

And i'm sorry, solidago Sperguric. allora, per esempio, un composto importante è solidago Sperduric. Sperguric. Um by the company phoenix. Sperglu did you say Sperguric? S yeah, s.p. Uh, so that's sierra papa yankee golf. So that's the sí, abbreviation spagirico, for it. Yes, spagirico. Spagirico. Okay. Quindi Solidago spagirico. See, The company okay. that does it is called Phoenix, uh, was spelled e, with PH. È e la, <laughs> la, la, <laughs> la che lo produce si chiama Phoenix scritto con la PH. We have many companies And I'm sure <laughs> there's there's others that do that as well. There are, there are many companies says Giorgio, yes. that produce Absolutely. Sì, assolutamente, um, okay. vero. So to uplift the energy to uh, be able to let go of emotions better. Quindi questi integratori, questi interventi terapeutici servono per elevare l'energia e aiutano uh, il paziente a lasciare andare a scaricare le, la carica emotiva. So, um, then also support the in, uh, uh, Again, Hashimoto support support the intestinal system, which is shown here. Quindi supporto al sistema intestinale che viene qui indicato eh, sempre per Hashimoto. Um, and and reduce the metabolic stress. Ridurre lo stress metabolico. And the oxidative stress also. Anche lo stress ossidativo and which is shown here with alpha lipoic acid. E qui vedete l'acido alfa lipoico indica questo. Yes, and the dismutasi? E anche la dismutasi. Now, you question yourself, why is an enzyme listed here? Ora, potrete chiedervi, ma perché qui è elencato un enzima? You need the superosidodismutase. to produce H2O2 serve il superossido dismutasi per produrre H2O2 um tu uh, the, the um, um, in order to fight parasites per combattere i parassiti through, through uh, lisosomes attraverso i lisosomi and uh, therefore if that is impaired you have a disability to fight parasites se c'è uno squilibrio a questo livello chiaramente c'è l'incapacità di combattere i parassiti you can actually eat superoxide dismutase il superossido dismutasi si può mangiare from certain um mushrooms perché è contenuto in taluni funghi um and in fact um, uh, Giorgio you uh, you uh you I think you provide uh, chaga for example oh, Giorgio for se non sbaglio tu, tu fornisci anche la chaga giusto Sì hey, e eh, la piaga e inoltre come sapete il self food promuove la produzione di di dismutasi quindi yes. l'abbinamento chaga e self food sarebbe meraviglioso Perfect. Yes, there you go. The combination, says Giorgio. The combination of super. Yes, I heard it. Thank you. Uh, perfect. So that's the way to go. So you exactly. see, without knowing much about the person, normally I would ask a ton of questions if a person comes. um. But just from this report and just from the few factors, we've already deducted the therapy. Vedete, un paziente, io dovrei fargli. Decine, centinaia di domande per evincere quanto abbiamo eh, analizzato qui. E invece qui, con alcuni fattori, noi siamo in grado di dipingere un quadro relativa, relativo al paziente senza nemmeno no averla vista o visitato. Marcus, posso yes. fare una domanda? L'istidina può essere un segnale di intestino permeabile, come può essere la glutamina? Can histidine and glutamine can they be indicators of a permeable uh, gut? Yes they can, but they don't need to. Sì, si, possono, ma non è necessario. Glutamine is food okay. for enterocytes, the cells that form the inner lining of the intestinal Sì, perché la glutamina uh, è, è cibo per gli entociti che sono poi uh, parte del rivestimento della parete intestinale. But that uh, but, um uh, that can be an additional help to provide glutamine? Può essere di aiuto fornire e integrare uh, glutamina aggiuntiva, sì. I work in it but I don't uh, don't work that way very often. Ma io uh, no, non uso questo approccio spesso. Um, I work in it in a different way. Io faccio un approccio diverso. But if it's shown it's of course sensible to provide it. Però assolutamente se viene manifesto, se è evidente e intelligente for, come dire integrarlo. Which means I don't use the glutamine as an indicator for leaky gut syndrome, as such. example, non uso la glutamina come indicatore del intestino gocciolante. Um, I derive uh, my conclusion of an existing leaky gut syndrome from other factors. Actually, pretty much every patient that comes has one. Uh, Peraltro quasi tutti i pazienti che arrivano eh, sono affetti dall'intestino da, da gocciolante. The is to which the has it. Quindi la domanda da porci è qual è il grado di quel, di quel disturbo dell'intestino gocciolante? So, take the and, uh, take the in the Quindi gli indicatori del report vanno presi veramente. E con uh, il giusto grano si, come si dice, cioè in maniera um, importante and it flow into your into your uh, um, uh, prescriptions. Quindi fate che questi fattori che emergono dal report diventino parte della prescrizione che fate. And see how much that up the e poi osservate quanto questo porta risultati uh, accelerati. In fact, even make it possible of a recovery. Anzi, osservate quanto permettono proprio il recupero. And this is what I find so exciting and fascinating about it. E io trovo veramente questa la parte più entusiasmante eh, dell'utilizzo del report. Okay, so we walk through two different reports. Um quindi abbiamo qui esaminato due report diversi. And I would, I would, suggest, um, and I would suggest that um, I now address questions. Quindi a questo punto io proporrei di fare una sessione di domande. Sì, fino alle 11 facciamo domande, poi andiamo a letto e, e, e poi rimandiamo agli, agli altri report. Al, al, al prossimo martedì perché veramente questo corso sempre più interessante straordinario. thank you, yeah. marcus. yes, thank you, marcus. i suggest we take a q&a &A session until yes. 11 o'clock and then we all go to bed because this is very interesting material we've done too and the other report we can deal with next tuesday. absolutely, yeah. so everyone also. Be cordially invited. Next Tuesday, we're going to do um, we're going to do the same thing as in every week now, and um, um, so this is this is very exciting, and it's going to pick up in speed. Benissimo, uh, sì, sono d'accordo. Siete tutti um, invitati uh, a martedì prossimo, e vedrete che forse andremo anche più speditamente la prossima volta. Eh, Marcus diceva, yes. se nel, rep nel report eh, eh, prim, prim, prim che hai presentato poco fa c'è anche un problema di rischio cardiovascolare, visto che questa persona ha un'ipertensione notturna. Okay, there is um, a question related to uh, the previous report that you read yes. or examined. Yes. Uh, if there is a cardiovascular risk for that patient, considering there, that there are episodes of hypertension during the night. Um, yes, the, the, of course there assolutamente ci sono questi So it's important to, uh, to provide the factors. Um, that um, improve the cardiovascular situation. Assolutamente. Quindi bisogna intervenire per migliorare la situazione cardiovascolare. But the main factor is to take out the metabolic stress because this is the driving force in uh, the cardiovascular situation. Però il fattore primario. intervenire è quello di ridurre lo stress metabolico perché quello è un fattore chiave nel rischio cardiovascolare, in fact, there is a direct link between a leaky gut syndrome, infatti, c'è una correlazione diretta tra un uh, intestino gocciolante and inflammation e l'infiammazione and arterosclerosis e l'aterosclerosi and a lack. of relaxation e la mancanza di rilassamento. through the access of peroxynitrate, as i said before, and the influence on bacterial fragments onto thrombocytes, e, uh, can you say that again? The yes, only... the effect on... of a, um, bacterial fragments, fragments onto a onto thrombocytes. Quindi l'effetto dei frammenti e batterici sui trombociti. Or uh, yeah, or or um, uh, platelets. Um, Su, sulle piastrine, quindi. Because they're being activated. Perché questi vengono attivati. And causing. Um, Damage onto the blood vessels. And e quindi danneggiano i vasi sanguigni. Uh, the the uh, the signal induction is uh, uh, in uh, transduced uh, through a receptor. Perché eh, l'induzione del segnale passa attraverso un ricettore called a toll toll like receptor number four. Perché si chiama questo ricettore eh, toll like receptor numero quattro, cioè un ricettore che sembra come un, un cancellino del pedaggio, um, uh, um, uh, ubiquitario throughout all sorts of cells. Ed è ubiquitario in tutte le categorie di cellule. So, yes, improve the situation and reduce the metabolic stress. Quindi eh, la risposta è sì, eh, migliorare la situazione riducendo eh, contemporaneamente lo stress metabolico. E, eh, un, un altro uh, chiarimento mi chiedono: nella tiroide di Hashimoto si dice probabilmente non sono gli anticorpi anti TSH ad agire, ma sono gli anticorpi anche anti TPO o anti. Tg. Uh, yes, the, okay. The, 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 In the, the Ashimoto thyroiditis, just... right, it says it's not just the TSH, uh, anti the anti TSH yes. that act, take action, but also the TPO, the TPO and yes. the TSO. Yes, it's, it's actually yeah, it's 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 all three. It's um. um uh, and the uh, TAC, track MAC, and and all. Si sì, all... sono tutti e tre. Sono yeah. tutti e tre. Okay, so um, the point is that the TSH issue is triggered through the leaky gut syndrome. La questione è questa che il TSH viene innestato innescato dal intestino gocciolante. The TPO axis is more triggered, for example, through peroxynitrate. Invece il TPO viene attivato dal uh, nitrato di perossido. It just starts with one mechanism and then sort of goes on, goes on, goes on to maybe uh, carry on in, uh, in one of the other markers. praticamente parte con un meccanismo e poi si ripercuote attraverso gli altri marker so fix the gut quindi bisogna sistemare l'aspetto dell'intestino improve the fire migliorare il fuoco balance the hormones equilibrare gli ormoni and liver e poi il fegato. And provide selenium. E poi somministrare il selenio um, In maniera generosa. Um, because it's like a, a fire extinguisher. Perché il selenio in questo caso agisce come um, una pompa antincendio. Okay. Um, Laura was actually the first one to raise a question, so maybe she can uh, ask her question. Laura è la signora che prima aveva um, posto una domanda per prima, quindi magari possiamo darle la parola. Um she can if, if you want to you can permit her. Uh, Grazie, ma avete già risposto prima. Hi. Grazie. She uh, Laura is thanking you, but uh, she got the answer during the presentation. Good. Uh, All right. Marcus, si. uh, in this case, per the liver, can we give the S-adenosylmethionine? With regard to liver, can yes. we administer, uh, did you understand, Salem? Absolutely, SAM yeah. S-adenosylmethionine, mm -hmm. yes. Um, that is very sensible uh, in many ways. Sì, assolutamente molto molto intelligente, per tanti versi, per tante ragioni. The one is SAME is a, is a methyl donor. Uh, Same is a methyl donor. Which, doner, is, quindi un donatore methyl, which is important for the intracellular processes. Che è importante per I processi in, intracellulari. Which also refers to um, glutathione then. Che si riferiscono quindi al glutation. Poi, secondly, um, same, um, is, is a cofactor in many metabolic processes. Inoltre, il Same è un cofattore in molti processi metabolici. And remember also, methylation is an important process in DNA translation. E assolutamente dobbiamo ricordarci che la metilazione è. Fondamentale, importantissimo appunto nella traduzione del DNA. Same is together with vitamin B 6 Insieme alla vitamina B6, il Same, uh, the two cofactors for the enzyme I mentioned before sono i due cofactori per l'enzima di cui parlavo prima: the no translation necessary, histamine and methyl transferase. So The point is, um, you reduce the histamine with B6, vitamin B6, and same. Quindi si riduce l'istamina appunto attraverso il same e la B6. And although the liver is the place where same is produced in the body, e, siccome il same si produce appunto nel, nel fegato, it is also a massive consumer of it. Il fegato è anche un consumatore massiccio di Sami. So Sami got well known in the United States 25 years ago. 25 anni fa negli Stati Uniti è diventato rilevante, è venuto a essere conosciuto ampiamente il Sami. Perché aiutava a dormire meglio. Well, it's sensible, that makes sense because if you reduce the metabolic stress, the body is more relaxed. E questo è logico perché lo stress metabolico noi portiamo al rilassamento. If you reduce the histamine load in the body, you are more relaxed. E lo stesso avviene quando si riduce il carico istaminico nell'organismo. So, is, is Quindi, il Same è una scelta eccellente per tante and a, situazioni. E' un must for allergics. Assolutamente è imperativo per gli allergici. Quindi, so, magari, uh, Giorgio, you can provide uh, information to those who are interested for the Same spray you have. Quindi Giorgio, forse potrebbe fornire istruzioni per lo spray same che voi avete. That's sì, just perfect sì. as an additional factor. Perché questo sì, è sì. veramente l'ideale come fattore aggiuntivo. Ma l'esame, guarda, ha una compliance importante. Tra l'altro, il professor Mauro Miceli da sempre fa proprio lezioni sulla metilazione di questo donatore straordinario di gruppi metili in grado di. E è un epatoprotettore quindi protegge il fegato e, e soprattutto lavora come dicevi tu sulla metilazione e la compliance e il tipo proprio di dosaggio e il, il dosaggio eh, di, di, di del 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 ha una compliance e un dosaggio simile proprio al samir del fatto però un vantaggio che non fai punture ma viene assimilato direttamente a livello sublinguale. E quindi è un vantaggio enorme poter somministrare il same per via sublinguale a un dosaggio che arriva anche a 300 milligrammi, due volte al giorno, 10 gocce due volte al giorno sotto la lingua. È un antidepressivo, un anti, quindi un antistress, un grande prodotto. Grazie. Thank you, Giorgio. thank you jojo no translation necessary okay. okay so this is this is why it's important and thank you for that input because that helps in so many processes per questo è importante e grazie per aver fornito questi, questo contributo perché appunto il seme è molto molto importante in tantissimi processi. and it also helps in detoxification. E inoltre uh, aiuta e assiste nel processo di disintossicazione. So it's not that the body and the liver cannot produce same. Quindi, non è questione che il fegato non è in grado di produrre il same. But it's being used up too much? Ma poiché c'è un elevato consumo e fabbisogno di same, It is being exceedingly needed aumenta appunto il fabbisogno perché il consumo è notevole. And due to many factors lowering the liver energies, it cannot be provided enough. Il non è mai a sufficienza, non ce mai in eccesso. Okay, so we've covered a few points, there's much more to talk about, many more questions, but. Um I would say for today, for now we um send everyone to bed because the sleep is also important. <laughs> Quindi abbiamo trattato tanti temi, tanti argomenti. Sicuro ci sono altre domande da porre, e credo che eh, potremo affrontarle eh, più avanti. Adesso forse è giunto il momento di chiudere per andare a nanna, che il sonno fa bene. Next, next week we will continue. E la settimana prossima ci rincontreremo per continuare. Eh, Marcos, eh, vogliamo ringraziarti per il tuo grande supporto, perché eh, sappiamo quanto sia insomma, faticoso dopo una giornata lavorativa essere qua con noi. Eh, ho aperto anche l'audio per tutti, se volete dire la vostra, eh, quindi è veramente straordinario potete insomma registrarvi o iscrivervi per la, la prossima settimana vi ricordo che abbiamo degli appuntamenti importanti questo mese con uh, tutti gli appuntamenti di Upainuk e il corso con il dottor uh, Bartolomeo Allegrini. che dire Marcus grazie di cuore se volete intervenire avete il microfono aperto potete ringraziare salutare Fate quello che volete, io vi sono grato per, veramente per la partecipazione. Un grazie, grazie a Mike. grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. Thank you so much. Mena And grazie uh, a Mike for making this also possible. Grazie, grazie a voi tutti. Grazie Mike. Because tonight was a hard one with many different words. <laughs> <laughs> grazie, Marcus. Yeah. Per il okay. tutto il tuo tempo. Thank you, Thank very you, all. Thank you all so Thank much. You. Thank you. Bye-bye. Grazie okay. a tutti. Grazie, so, Giorgio. Grazie, Gio. grazie. Ciao, Margherita. Have a good a night. Tutti. Grazie, Ciao a tutti. grazie, Ciao. Oh. Oh. Grazie Giovanna. Grazie. Grazie. Ciao, grazie. grazie di cuore. Ciao. Ciao, bye Marcus, bye bye. Bye, thank you bye, again. Thank you. Ciao ok, ciao. Grazie! Ciao! Ciao a tutti.